Dopo la Brixia 1 e la Brixia 2, l'UniBS Motorsport presenta il nuovo bolide dell'Università degli Studi di Brescia, la Brixia 3. Dopo un anno di lavoro, iniziato da un foglio bianco, i 50 ragazzi del team hanno dato vita ad una vettura in grado di raggiungere i 100 km orari in poco più di 100 secondi, migliorando tanti aspetti delle vetture del passato. Non è una nuova macchina, è una nuova concezione di automobile. Abbiamo scelto di passare dai 13 pollici di ruota ai 10 pollici, quindi è una scelta radicale che ha comportato di dover cambiare interamente la scelta progettuale del telaio e di conseguenza tutti i gruppi ruota e le sospensioni. Un'esperienza importante per gli studenti perché riesce a metterli alla prova su concetti appresi durante lo studio e li proietta in un lavoro in team di natura interdisciplinare, proprio come accade una volta terminati gli studi. Negli ultimi anni vediamo che le aziende apprezzano molto questa formazione aggiuntiva che si offre ai ragazzi, che i ragazzi anzi si creano da soli. Torna al lato tecnico, si costruisce tutta un'operazione che va a rafforzare quelle che sono chiamate le soft skills. Questa è una squadra straordinaria che nasce dalla cura dei talenti, che è una caratteristica del nostro Ateneo, ma è soprattutto molto importante il saper fare e saper realizzare. Il primo banco di prova per la Brixia 3 sarà dal 19 al 23 luglio, quando il bolide bresciano parteciperà assieme ad altre 60 vetture di università provenienti da tutto il mondo alla Formula SAE Italy, all'autodromo di Varano dei Melegari di Parma, un'occasione per i ragazzi dell'Ateneo bresciano di testare il lavoro svolto, confrontandosi con coetanei ed esperti del settore.